Assessore, numero zero di questo Kinder Time che potrebbe veramente diventare nel tempo un appuntamento molto importante per Sanremo. Sì, davvero simpatico, diciamo anche così, all'entrata a quest'area comunica proprio davvero allegria, quindi una bella manifestazione, siamo contenti, un primo tentativo di cui ringrazio l'organizzazione e sicuramente ci sarà modo di comprendere come ampliare l'iniziativa e può davvero diventare un momento importante nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo. È un momento, come dire, ludico, di animazione, dedicato ai più piccoli e fa piacere dedicare qualcosa ai nostri piccoli concittadini, ma è anche un momento, oltre che di animazione, anche di conoscenza, di approfondimento, di responsabilità rispetto anche ai temi dell'oggi. Quindi un momento di divertimento insieme educazione. Tra l'altro, a parte l'organizzazione del Festival di Sanremo, si tratta di una prima per Gruppo Eventi che inizia una serie di appuntamenti su Sanremo particolarmente interessanti. Sì, una collaborazione che ha anche lo scopo, direi soprattutto, di fare vivere questa struttura che è il nostro Palafiori, che è una struttura centrale, una struttura che si presta a molti utilizzi e che però in effetti è al momento sottoutilizzata. Quindi questa collaborazione con Gruppo Eventi dà la possibilità di dare anche, di proporre un'offerta diversificata. Oggi parliamo di Kinder Time, poi parleremo di dispensa italiana e poi chissà di quali altre cose potremo parlare. Certamente comunque sempre eventi di qualità, perché questo è importante. Il Palafiori si deve proporre e deve confermare un'offerta di qualità e, come dire, anche attrattiva rispetto al grande pubblico. Vincenzo Russolillo, dopo tante Casa Sanremo in occasione del festival, ecco il primo evento della Gruppo Eventi, scusate il gioco di parole, che approda a Sanremo nell'ambito di un accordo molto importante con il Comune. Siamo riusciti, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, con il sindaco e con l'assessore, a rimettere insieme una serie di iniziative che partono oggi all'interno del Palafiori e sono diversificate dal mese di maggio fino al mese di dicembre. Sono iniziative diversificate nell'utenza, nell'attenzione che daremo alla città diversificando anche l'offerta di spettacoli, di intrattenimento, ma soprattutto tanti contenuti che possono essere attenzionati sia da voi media ma anche e soprattutto dal pubblico che le visiterà questo spazio. Oggi iniziamo col mondo dei bambini, torneremo poi a ottobre con il mondo del food, con dispensa italiana e con il wine, un appuntamento in novembre con il mondo ancora creativo e con la manipolazione, con la costruzione di quelli che sono oggetti per arredare e per rendere più bello il mondo della casa. E poi avremo ancora tante altre cose da offrire al mondo della musica con la Casa Sanremo per il Tenco e arriveremo a dicembre con un nuovo evento dedicato al mondo della discografia con il Disco Day, un appuntamento per gli amanti del vinile e del collezionismo.